macchina che accelera. Dall'interno Gulfstream si porta al comando, in seconda posizione Galantin. Allargo la progressione di Jordi B. Gulfstream a fare l'andatura su Gwendalina Bare, Galantin. Lancio in 14.8 con Gulfstream in vantaggio, Galantin all'esterno. In seconda posizione Gwendalina Barra all'interno, poi Gili LB, 400 che vanno via in 29.4 con Gulfstream in vantaggio. A tabellone è finito Generale Live Like e il numero 13 di Genesis P. Gulfstream a 2 di vantaggio sulla pariglia formata da Gwendalina e Galantin, poi Gili con all'esterno Jordi B. Ancora il gruppo capeggiato da Guida d'America con al largo Gaston B. Cavalli che completano la piegata e vengono davanti alle tribune per il passaggio, con Gulfstream in vantaggio. In seconda posizione sempre Gwendalina. Galantin che sembra aver esaurito i motivi migliori, al largo la progressione del numero 6 Jordi B. Cavalli che sono a metà corsa, che va via in 1.14.5 con Gulfstream in vantaggio sempre su Gwendalina e Jordi. A contatto in quarta posizione Gili LB con all'esterno il numero 12 di Gaston B. Poi la progressione anche del 5 Grand Armée. Cavalli che attaccano al rettilineo opposto alle tribune con Gulfstream sotto la spinta di Jordi B. A contatto alla corda Gwendalina Bar. Poi la progressione di Grand Armée alla corda in sesta posizione, la favorita Gili LB. Cavalli che sono a metà del rettilineo opposto. Sul calo di Gulfstream passa Jordi B. Jordi B in vantaggio, attaccato ben presto al largo dal numero 14 di Giotto d'Alfa. Passa Giotto d'Alfa, al largo la progressione di Grande Armée. Giotto d'Alfa in vantaggio su Grande Armée, all'interno c'è Gaston B, al largo anche Gallant Kronos. Cavalli che entrano in addirittura di arrivo. Ultimi 200 di corsa con Giotto d'Alfa in vantaggio, Grande Armée che prova a ricucire il gap, sta scappando il numero 14 di Giotto d'Alfa in vantaggio, allargo la progressione di Gili B, Gili B che interviene su Giotto d'Alfa, Gili B, Andrea Guzzinati sul palo di arrivo, hanno probabilmente ragione di Giotto d'Alfa.